Allora, secondo il nostro punto di vista, per fare un grande vino c'è bisogno innanzitutto di una grande collaborazione fra tutti i tecnici all'interno dell'azienda. In secondo piano passa, diciamo, il lavoro che si fa in campagna. Quindi un grande lavoro viene fatto in campagna, tutto manuale e solamente dopo passiamo alla parte della cantina dove appunto si rispecchia un po' tutto il lavoro che viene fatto in campagna. Per fare un grande vino ci vuole innanzitutto passione, voglia di sacrificio, perché i sacrifici da fare sono tanti, quindi pensate a tutta la gestione del verde che appunto viene fatta da noi manualmente, alla raccolta manuale, quindi tutte le operazioni in campagna vengono fatte manualmente. Poi una volta che il vino arriva in cantina, per fare un grande vino appunto c'è bisogno di un sacco di sacrifici anche in cantina, quindi tutte delle operazioni devono essere fatte alla perfezione. E come spiegavo prima, ogni anno ha la sua storia, quindi per fare un grande vino dobbiamo avere l'accortezza di saper interpretare l'annata. Ad esempio, la scelta di una macerazione piuttosto breve o piuttosto lunga in base alla qualità delle bucce, l'uso per esempio di certi legni in certe annate piuttosto che altri. Una maturazione più lunga o più breve. Ecco, tutto questo insieme di operazioni prima in campagna e dopo in cantina permettono ai tecnici di esprimere al meglio e di tirar fuori al meglio quello che Madre Natura ci ha dato per l'annata. E poi, ecco, sta solamente a noi fare del nostro meglio.